quel gran genio del mio amico. Lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli. Ci troviamo con l'ingegner Pontremoli, uno degli artefici di questa grande giornata e di questo sogno che si realizza. All'ingegnere chiediamo com'è stata questa giornata e se c'è stato qualche momento particolarmente toccante e quali. Beh, devo dire che veramente per noi oggi è una giornata straordinaria, anche il buon Dio ci ha dato questo sole che sembra quasi di buon auspicio. E devo dire, per me e per tutti noi della Dallara oggi è stato emozionante tutto. Quindi da questa mattina quando siamo arrivati qui alle 7 alle persone, e io poi mi sono dimenticata che tutti i nomi delle persone che c'erano molto importanti, ma perché ci siamo sentiti tutti tra amici e questa sensazione penso che abbia pervaso un po' tutti, non si capiva più chi era il cliente, chi era della Dallara, chi era il partner, ed è stata una sensazione bellissima e penso che sia stato un bellissimo momento anche per tutta la nostra Valceno. Lei e l'ingegnere condividete una cosa, entrambe le vostre case natali sono a poche decine di metri dal fiume Ceno. Che ruolo ha svolto il fiume e il vostro territorio nella realizzazione di questo sogno e dei prossimi che avrete e avete in cantiere? Ma il fiume ci ha unito, lui abita a Varano che è il primo paese della Valceno, io a Bardi che è l'ultimo. Io sono figlio di un mugnaio, sono cresciuto macinando grano con mio padre fino all'età di 20 anni, e anche la conoscenza con Giampaolo Dallara è nata nel 2000 quando c'è stato un convegno a Varano sul futuro della Valceno. Già nel 2000 si discuteva che la Valceno si sarebbe spopolata, non c'era lavoro, non c'era futuro. E allora hanno chiamato due persone a parlare di questa cosa, uno era l'imprenditore più importante della Valceno, Giampaolo Dallara, e poi hanno chiamato me che in quel momento ero a Parigi, alla IBM, e seguivo le tecnologie, quindi come il tecnologo che poteva dire come le tecnologie ci avrebbero aiutato. E in quella giornata mi ricordo che io ho parlato per primo, e ho raccontato quello che poi abbiamo fatto nella Valceno, a Bardi, di portare ponti radio ad alta velocità, il web avrebbe cambiato il nostro modo di vivere e il fatto che una persona avrebbe potuto scegliere dove lavorare perché la rete avrebbe permesso di collegarsi con tutto il mondo. E quindi qui la qualità della vita è incredibile, guardate che giornata oggi, e siamo qui che stiamo facendo macchine che corrono in tutto il mondo. Dopo di me tocca a Giampaolo Dallara parlare, e non ci eravamo mai incontrati prima, lui mi dice, non dice a me, dice a tutti, condivido il 100% di quello che ha detto lui, non ho niente da aggiungere ed è finito il convegno. Ecco, e così siamo diventati amici, ci siamo cominciati a frequentare per tanti anni, finché nel 2007 poi ho deciso di entrare nella sua azienda come socio e come amministratore delegato per coltivare questo sogno insieme. Una persona di Varano mi ha raccontato che 10 anni fa, quando lei è arrivata a Varano, ha avuto modo di parlare con l'ex sindaco, il sindaco di allora di Parma, Elvio Baldi, che gli ha detto, si ricordi quello che le dico, la persona che adesso entra in Dallara stravolgerà e cambierà completamente questo paese. In effetti la previsione è stata azzeccata. Secondo lei quale sarà il futuro? Come cambierà ancora la Dallara, Varano e la Valceno nei prossimi anni? Grazie a lei, grazie alla Dallara, ma anche grazie a tutto il tessuto che c'è economico del territorio. Ma non sapevo di questa cosa, mi fa piacere perché Ubaldi è sempre stata una persona che ho ammirato. Ma qual è il futuro della Valceno? Io mi immagino un futuro brillante. Io penso che qui possiamo veramente costruire un posto dove si possa vivere bene, alta qualità della vita, e che attragga i migliori saperi del mondo qui nella nostra valle. Ed è per questo che stiamo costruendo questa scuola, già con Fornovo abbiamo fatto questo polo dove formiamo circa 250 ragazzi l'anno che lavorano sui compositi, sul CAD e su diverse tecnologie come l'additive manufacturing. L'anno prossimo inaugureremo questa laurea magistrale qui a Varano, pensate, portare la laurea magistrale a Varano, una cosa impensabile fino a poco tempo fa, e secondo me potremo diventare un bellissimo centro del sapere.
dove le persone da tutto il mondo vogliano venire qua a studiare, a capire come andrà il mondo, magari bevendo un buon bicchiere di vino, mangiando una buona torta fritta e godendo di questo paesaggio. Bravo. Grazie mille.